Qualche giorno fa ho fatto un post sul canale dove chiedevo quale fosse la vostra auto preferita su assetto corsa competizione. Voi lo sapete che la mia, la Ferrari 488 Evo, è maneggevolissima, frenata fantastica e soprattutto quella cosa in curva che quando sei in percorrenza lasci un pelino il gas e ti tira dentro, che è un piacere e ti fa fare le curve come si dovrebbe fare. Ma tanti di voi hanno suggerito, mi hanno detto, che guidano la McLaren 720. Io personalmente penso di averci fatto un paio di giri ancora sulla vecchia One, poi non l'ho più approfondito e ragazzi, l'ho appena provata. Siamo a Spa, ho fatto una sessione di qualifica offline, ho girato in 2.22.2, ma non è tanto una questione di tempo, lo so che con la Ferrari faccio anche 2.20, ci arriveremo. È più una questione di fiducia, feeling con la macchina. L'auto è bilanciatissima, è difficile perderla di posteriore, frena molto bene, ha un po' il rapporto sterzo un po' troppo lungo per i miei gusti, infatti ho dovuto renderlo un po' più reattivo, ma di una tacca proprio giusto. La velocità mi sembra buona e adesso facciamoci una gara e vediamo come si comporta. Eccoci allora in pista del circuito di Spa, partiamo decimi, perché avevo fatto un giro migliore ma purtroppo l'ho bruciato. Non sono ancora sicuro di questa macchina, intanto che sound ragazzi, mamma mia. Bellissimo. Io mi faccio molto fregare dai rumori delle macchine, un po' come le voci sono. E spesso mi fanno confondere, cioè una bella voce per me è già segno di macchina guidabile, in realtà non per forza. Siamo lì a culo che vogliamo capire che questa posizione me la deve cedere al più presto. Anche perché la Rouge sarà pericolosissima, attenzione, non me l'aspettavo questa partenza così. Larghiamo un po'. Siamo larghi, perfetto, dai. Uno, l'abbiamo passato, siamo anche usciti bene. Vediamo se mi chiudono. Che traffico, ragazzi. Madonna, che traffico. Panino, panino, panino. So quanti siamo, forse in tre. Neanche un incidente, incredibile. Incredibile. Quanti gli hanno mangiate? Tre? Frena troppo la ragazza davanti, l'altra McLaren. Mamma, cosa si è buttata dentro all'interno in prima marcia su Rob Bell. La campana Rob. Buona fino a qua, ottima. Qui in Ferrari si fa in quinta e poi si scende in quarta per queste due curve. Invece la McLaren va fino a tirare la quarta come una dannata. Proviamo un sorpasso? No. Pensavo, ma no. Mi piace come tiene la corda. E frenate. Ok, qui sono uscito fortissimo. È un po' più da impostare rispetto alla Ferrari, che la faccio quasi sempre full gas. Qui ho parzializzato un pelino. E anche questa che sta arrivando sarà lo stesso discorso. Era poi a maggior ragione che c'ho davanti gente. Vabbè, allarghiamo, fa niente, siamo in gara. Ok, ho lasciato un po' i freni per fare il sorpasso. Metto... mamma mia, se si butta! Non me l'aspettavo questa aggressività. Pensavo di chiudergli la porta, invece si è infilato nella serratura. Il caro Buzz. Madonna! Frena e chiude questo. P3, incredibile, P3. Siamo solo al primo giro. Adesso sarà una lunghissima rincorsa perché sono distanti. No, Campbell, due secondini a scendere, a guadagnare. Perché sono uscito bene qua, molto bene. Davanti c'è Marciello, che non so se è napoletano o brasiliano. Lo chiameremo Marciello. Piace qui in cima come fa questa parte guidata.
A differenza della Ferrari, questa la percorrenza la tiene sempre bene, anche se si accelera. Invece Ferrari, se si punta un po' il gas, tende a sottosterzare, invece a sovrasterzare tantissimo quando si alza il pedale. Questione di stile di guida, questione di abituarsi. Intanto ci siamo fatti sotto e Camper inizia a sentire il mio rumorino con la sua Porsche. Questa è una gara a difficoltà 93. Ma poi sono curioso di vedere i tempi sul giro, se riuscirò a farne uno abbastanza indisturbato. Finora devo dire che mi piace tantissimo come si guida. Qui è palese che esco più forte, in teoria la Porsche è un po' più lenta. In generale è una macchina abbastanza lenta, ma che frena molto bene. Buona qui, ho lasciato un pelino tra la quinta e la sesta. Qui non volevo sorpassare, ma sono arrivato un po' lungo. Attenzione che sale sul dissuasore, Marsiello bello. Ci lanciamo verso il giro 3. 2.23, vabbè, combattuto in bagarre. Siamo dietro per ora. Direi di provare a sorpassarlo alle ruce, se riuscirò a farla bene e lui meno bene. Lui addirittura ha frenato. Infatti esco forte qua, prendo la scia, ma in realtà non serve neanche. Benissimo, Marsiello bello è dietro. Adesso abbiamo modo di impostare il nostro passo e a questo punto a spremere la macchina, sfruttare questo momento di solitudine come test drive. Se riuscissi a fare un 2.20 anche alto sarei contento. Ok, qui abbiamo mezzo secondo, considerando che ho fatto malissimo anche la prima parte per il sorpasso. Sul 2.21 ci possiamo arrivare. Ecco che rischio! Però questo mi ha dimostrato che posso sopravvivere a queste situazioni, cosa che invece non avrei mai potuto fare con la Ferrari, lì avrei già perso la gara. Starei ancora girando in questo momento. E lì sei full gas in sesta su un cordolo che ti fa saltare. 2.22 e 1. Non l'ho impostata bene, però il grip è aumentato, sarà anche la pista, un feeling. Le pressioni sono quasi giuste adesso. Ah. Beh, mi aspettavo anche qui un problema, invece no. Quindi abbastanza promossa sui cordoli. 5 secondi da Marsiello. Uscito abbastanza bene dalla chicane, siamo sul 2.22 e 1, ultimo giro. Le Rouge molto molto meglio così. Non mi dà l'idea di una grande velocità, infatti 2.50, 2.60, la Ferrari fa molto di più qua. Oh, impostata molto bene qua, finalmente. Guardate il delta, 7 decimi. Anche qui graziata di nuovo. Secondo me non è una macchina da cordoli, ma il vantaggio è che se dovessero scappare lei se ne frega. E finisce così portando a casa un 2.21 alto. Forse un 2.22.0. Sì, 2.22.0 perché sono uscito molto male dall'ultima. Comunque vabbè, i tempi sono quelli. Non mi è dispiaciuto ragazzi, però il cronometro ha sempre ragione. Io qui con Ferrari sono capace di fare un 2.20 basso già al secondo terzo giro. Che tempo spettacolare.
2.19.4, spettacolo, mamma mia. È la mia macchina che guido da un anno praticamente. E la McLaren, ripeto, ha un gran potenziale, ma abbiamo visto che la velocità non è fantastica, anche se avevo l'ala un po' carica, e ovviamente non sono ancora nel mood McLaren. Però mi piace perché è equilibrata in tante cose, quindi magari in piste un po' più lente, un po' più corte, potrebbe fare tanta differenza, magari un Brands Hatch o quelle inglesi per esempio, perché no? Da provare, è molto molto bilanciata, quindi si può approfondire, quindi prova direi superata assolutamente. E a questo punto vorrei provare un'altra macchina, ma lo faremo nel prossimo video che non so quando uscirà, e quella che proverò molto probabilmente sarà la Lamborghini, perché anche lì me ne parlano bene, è un'auto che c'è fin dall'inizio, anche lì ci ho guidato veramente poco, mi ispira, c'ha questo cofano corto che secondo me è sfruttabile, essendo tutta compatta, perché no ragazzi? E voi cosa ne pensate di questa McLaren? L'avete guidata? La volete provare? Vi intriga? Fatemi sapere e ci vediamo alla prossima. Saluti da Mapo, a presto, ciao!